per presentare il sistema Top Climber della Lubing. Il sistema è composto quindi da una pompa che è alloggiata dietro questa protezione in plastica, una centralina di controllo, dei sensori che mi vanno a determinare l'umidità e la temperatura all'interno dei capannoni avicoli. Questo sistema quindi a cosa serve? Serve per ridurre la temperatura all'interno degli allevamenti, aumentando anche il benessere degli animali. Infatti l'acqua nebulizzata a 70 atmosfere permette di ridurre la temperatura, aumenta l'umidità e gli animali quindi riescono a respirare in maniera più corretta e in maniera migliore. Andiamo a vedere, quindi possiamo vedere all'interno la pompa e con la pompa abbiamo anche dei sistemi di sicurezza, cioè abbiamo dei sensori che ci permettono di capire se la pompa sta aspirando acqua oppure se invece per qualsiasi motivo l'acqua non è presente, invece di bruciare la pompa e danneggiarla irrimediabilmente, questi sensori vanno a bloccare il funzionamento della pompa. Inoltre è presente un sensore che è in grado di determinare se sì, c'è la presenza dell'acqua, ma la linea, diciamo, di ugelli ha un problema perché non riesce più a mandare in pressione la linea perché un ugello è saltato, perché c'è una perdita. Anche questo sensore andrà ad interrompere il lavoro della pompa, quindi andrà a fermare la pompa per non avere il problema di allagare, tra virgolette, allagare o bagnare troppo il capannone. Quindi alta affidabilità e ricerca del dettaglio, soprattutto per evitare all'allevatore fastidiosi problemi. Poi possiamo andare a vedere in dettaglio la centralina di controllo. Abbiamo il tasto di accensione e spegnimento, abbiamo il tasto modi che ci permette di entrare nei sottomenu di programmazione della centralina, quindi qui abbiamo i valori settati. Io posso andare quindi come qui a impostare la temperatura nella quale io voglio far intervenire il sistema, l'umidità, il tempo di nebulizzazione, in questo caso è settato a 13 secondi, io lo posso aumentare e diminuire, il tempo di pausa tra una nebulizzazione e l'altra può andare a tempo o può andare seguendo quindi i parametri della sonda. Abbiamo un altro sistema che è pulizia dell'aria. Indipendentemente dall'umidità e dalla temperatura, se abbiamo un'aria all'interno del capannone polverosa, io indipendentemente quindi dai valori di temperatura e di umidità posso andare a nebulizzare per rendere l'ambiente più salutare per gli animali o anche per gli esseri umani che ci stanno lavorando dentro in quel momento. Poi abbiamo il settaggio dell'orologio, ventilazione. Questa centralina infatti può essere integrata con una centralina di ventilazione o può addirittura anche comandare dei ventilatori, non così in maniera dettagliata come fa una centralina dedicata alla ventilazione, ma diciamo che per un capannone avicolo potrebbe essere sufficiente. Poi abbiamo i tasti qui delle funzioni già programmate, quindi abbiamo la possibilità di mandarla in automatico, la possibilità di bagnare addirittura il capannone nel momento in cui io devo entrare a far manutenzione, quando gli animali hanno lasciato il capannone. Io devo entrare all'interno del capannone con la pala o con il trattore a pulire.
e solleviamo un sacco di polvere che mi può anche dar fastidio, danneggiare i polmoni, diciamo che con questo sistema io posso umidificare la lettiera in modo non da bagnarla e rovinarla irrimediabilmente, ma renderla un po' umida per essere maneggiata senza che crei polvere. Lo posso far funzionare tramite un tempo, quindi decido di nebulizzare per, mantenendo sempre come prima la pausa e il funzionamento, posso farlo funzionare per 3 ore, oppure posso farlo funzionare in combinazione con i ventilatori. Ecco, gli aspetti fondamentali quindi del nostro sistema è: questa è la pompa più piccola, abbiamo pompe di dimensioni maggiori per in base anche al numero di ugelli presenti all'interno degli allevamenti. Abbiamo allevamenti semplici dove possono bastare una 60 di ugelli, abbiamo allevamenti molto più complicati anche addirittura con delle stanze, come nel caso degli allevamenti dei maiali o dei bovini, quindi settori separati, dove una pompa tramite le elettrovalvole è in grado di gestire quantità molto più elevate di ugelli e anche appunto la divisione dell'impianto in vari settori o varie zone.